Buonasera ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video in cui, come avete letto dal titolo, andremo a recensire il Promessa di Eriana, cannone portatile speciale esotico, ottenibile o dal livello 1 del pass a pagamento stagionale, oppure a livello 35 di quello gratuito. Devo dire che inizialmente quest'arma, dalle anticipazioni che Bungie aveva rilasciato, sembrava veramente buona. Provandola però mi sono imbattuto in una vera delusione. Partendo subito dal perk esotico di quest'arma, questo ci permette di sparare munizioni perforanti a danno elevato. Inoltre viene aggiunto anche un bonus al primo colpo sparato. Bonus che si prolunga se il primo colpo sarà preciso o romperà uno scudo avversario. Proprio a causa di questo suo danno elevato, partendo dal PvP, l'arma fa un danno di 164 in testa e di 103 al corpo se parliamo del primo colpo, mentre 78 se parliamo dei colpi successivi. In generale però in PvP l'arma trova un'utilità solamente dalle lunghe distanze e o se giocata in team, proprio a causa del suo mirino che zooma molto ed è un mirino fisico, e del suo alto danno in relazione alla bassa cadenza. Considerando anche che utilizza munizioni speciali, conviene maggiormente giocarla in team, quindi magari lasciare one shot un avversario facendogli 164 in testa per poi lasciarlo finire a un nostro alleato. Difficilmente riuscirete a vincere un gunfight aperto con quest'arma se non vi trovate a distanze veramente molto lunghe. Per quanto riguarda invece il PvE, trova un'utilità maggiormente contro i mini boss, ma sicuramente preferirei utilizzare un pompa oppure la vetta, a causa della scomunità causata appunto dal mirino. Ripeto, essendo un mirino fisso e zoomando veramente parecchio, viene difficile mettere colpi precisi ai nemici che sono molto vicini. Inizialmente avrei pensato che quest'arma potesse essere utile per il DPS, ma provandola mi sono reso conto che non c'è minimamente storia. Per dirvi, ho fatto una prova a Cali e il danno si aggirava intorno ai 300.000-400.000. In generale l'arma ha un rinculo veramente altissimo, una ricarica veramente molto lenta, molto più lenta di quella che vedete in video, dato che in quella partita stavo usando una modifica di caricatore dei cannoni portatili potenziato che diminuisce notevolmente il tempo di ricarica, un impatto al massimo, una gittata anch'essa al massimo, un caricatore di 6 colpi e una cadenza di 90 proiettili al minuto. In generale quindi questa è un'arma che utilizzerei semplicemente per divertimento. Non riuscirei a trovarne un'applicazione competitiva in PvP e in PvE ce ne sono di migliori. Detto questo vi direi che se il video è stato utile lasciate like, commentate e condividetelo di tutti quelli che conoscete e che non conoscete, che c'è tra le stime, seguite anche su Instagram, Facebook come ogni video. Vi lasciamo qua sotto in descrizione anche da bellissimo, nuovissimo, fantasticissimo sito. Detto questo ci vediamo alla prossima, ciao! Siamo la tua... salvezza.